Gomez, buongiorno. Oggi menù bello chiaro, limpido, come la giornata. Siamo a Riva del Garda, ci facciamo la strada del Ponale, il Tremalzo e poi Cima Larici. In questo giro abbiamo montato sulle nostre 3T dei cerchi da 650 con copertoni Vittorio Mezcal da 2.1 pollici. Vista la tanta salita abbiamo deciso di portarci dietro due borracce più il portaoggetti Taquin di Elite. Sul telaio abbiamo messo due borse di Miss Grape, l'interno da 4 litri e il Nod, più un bud sul manubrio. Vista la presenza di gallerie lungo il percorso e per essere ben visibili in strada, abbiamo montato una Raveman LR500S come illuminazione frontale e una TR20 sul tubo sella. Qui siamo pronti, i bro qua sempre alla mia destra, carichissimo, dietro Fox e Giulio, si vola. Riva la lasciamo subito, adesso ci facciamo un pezzo di strada principale e andiamo a prendere la salita del Ponale. Intanto oggi veramente una giornata magnifica, proprio poca poca strada, siamo già in salita, ufficialmente sulla strada del Ponale. Abbiamo fatto 1,5 km, non lo so, ma siamo già qui. Immaginavo una cosa del genere, spettacolare. Siamo un attimo usciti dallo sterrato, siamo nella strada principale e qua ci segna l'Edro. Ci stiamo spostando nell'entroterra adesso e sarà tutto nuovo per noi, non siamo mai stati da queste parti qua, quindi che figata l'avventura oggi. Si inizia anche a respirare un po' di autunno, c'è qualche fogliolina gialla adesso. Temperatura ottimale, 19 gradi, si sta da Dio. Guardate che borghetti. Tornati nello sterrato, qua belle rampette poco prima del lago di Ledro. Questo è un cartello che segnava il lago a 1 km, quindi dovremmo essere quasi arrivati lì. Fox oggi, boh, non la sente, stanno venendo fuori. Guarda anche qua. Prossimamente tagliatelle coi chiodini. Siamo arrivati al lago di Ledro, eccolo qua. E colori, periodo stupendo, ottobre per fare questo giro. Allora, lago di Ledro alle spalle, siamo montati in questa ciclabile che ci inizia a portare verso l'attacco della salita verso il Tremalzo. Che colori, che chiesetta, questa valle veramente è incontaminata. È un percorso ciclabile questo a tutti gli effetti, ovviamente possono passare le macchine ma si va via veramente sereni, tranquilli e al sicuro. È un che di valpusteria qua. Stiamo un po' guardando tutti i colori che il Garmin ci dà per evidenziare la salita. 14 km di salita mi dicono dalla regia, fino in cima rifugio Tremalzo. Gruppetto qua davanti, stiamo tenendo un ritmo costante, d'altronde la salita si presta, è asfaltata e sale veramente costantissima. Il morale è alto. Ecco, quello che vi ho appena detto poco fa, ci stiamo alzando. Piccola pausa, io sono quello dei paninetti, ma adesso vi faccio vedere il vero paninetto. Questo è Powered by Fox. Eccolo qua. Tutto ok, raga? Alla grande. Ci continua? Le nostre fatiche
sono ripagate. Ci stiamo alzando, siamo quasi a 1600 metri di quota. Sono sincero, ragazzi, non pensavo così bello qua in cima. È stranamente deserta questa strada, non stanno passando macchine. Sto scoprendo un posto veramente che non pensavo così bello, così montanaro anche. Benvenuti a Tremalzo, 1600 metri. Cartello parla chiaro. Penso alle nostre facce anche. Nonostante ci sono 16-17 gradi, stiamo facendo la nostra sudata. Wow. Vista 360, impressionante. Quota quasi 1700. Ci siamo? Tremalzo. Com'è andata la salita, ragazzi? Oh, una figata. Ah, passiamo di là noi. Là cosa si vede là? Il Cervino, il mitico Cervino. No, bellissimo. Adesso la decisione più dura della giornata. Cosa mangiare? Devo mangiare, una fame assurda. Posto stratattico perché bici qua, è l'8 di ottobre e si sta da Dio. Oh yeah! Oh, finalmente! Ragazzi, ciao rifugio, ripartiti, oddio, maccheroni, birra, patate, caffè, mancano ancora 200 metri di dislivello, non saranno proprio i più facili di oggi, però dai, c'è un panorama spettacolare. Posticino, un bel digestivo dopo pranzo comunque. Siamo al GPM. Oh yeah! Vertiginoso qua, si vede il lago, è meraviglioso. Adesso dobbiamo fare ritornare un po' il sangue nelle gambe perché c'è qualche strappetto che ci porterà a cima all'Arici e una volta arrivati là sarà discesa fino a riva. Intanto c'è un foliage che è meraviglioso, colori stupendi, la salita un po' meno. Diciamo che dopo le discese, soprattutto quelle lunghe, partire subito così in salita non è facile. Su tutti i rapporti? No, ne ho ancora uno. Passo Pesana. Pilates. Allora, questa non è cima all'Arici, abbiamo chiesto dei signori lì più esperti di noi, però non è male neanche qua, Io che soffro di vertigini vi posso assicurare, porca boia, che è bello alto. Là c'è cima all'Arici e come ci diceva Fox, qui c'è una proprietà privata, l'hanno chiusa, che non si può andare a piedi, si può andare da di qua, fare il giro per il boschetto, arrivare alla punta. Lì c'è uno steccato dove si può illuchettare le bici, però noi credo che adesso andiamo giù.
Garda di nuovo e noi chiudiamo questo anello magnifico. Siamo a 61 km con 2000 metri di dislivello. Sono le 5, ci siamo divertiti un sacco questo giro, ve lo straconsigliamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzi!